Oggi ovviamente riprendiamo ad affrontare l'esercizio che avevamo già velocemente accennato la volta scorsa, ma non è questo, aspetta, è questo, no? In cui ci chiedevamo di analizzare i dati contenuti in due file di testo strutturati con un record per riga, e ogni record aveva due campi, rispettivamente il nome di una nazione e un dato relativo a quella nazione, quindi in un caso la popolazione, nell'altro la superficie, e calcolare un terzo file, costruire un terzo file che contenesse la densità di popolazione degli stessi stati. Okay? L'altra volta abbiamo già accennato, ragionato insieme un pochino su come si poter analizzare i contenuti di questo file, perché pur essendo un file che ha una struttura ordinata, definita, ci sono qualche ambiguità sull'interpretazione degli spazi essenzialmente. No? Ok, però al di là di questo esercizio, che poi alla fine si risolve con poche righe, proviamo un po' a ragionare in generale, no, su come affrontare questo tipo di problemi. No? Problemi in cui ci sia da elaborare dei dati contenuti in uno o più file di testo, perché sono il tipo di file con cui lavoriamo noi. Io qui ho posto alcune domande, dovrebbero essere sei, da porci all'inizio per decidere come impostare la soluzione. No? La prima domanda è: io ho un file che contiene dei dati. Mi conviene prendere l'intero file e metterlo in memoria dentro una grossa lista che conterrà tutto il file, o una grossa stringa, o una grossa lista che conterrà tutte le righe del file? Quindi faccio un'operazione solo di lettura, dopodiché ho dei dati interni e lavoro con dei dati interni, oppure mi conviene fare un po' come facevamo la scorsa lezione, leggo una riga, elaboro quella riga e poi la dimentico e passo alla riga successiva. Quindi in qualche modo elaboro una riga per volta. Ci sono dei casi in cui sono obbligato a memorizzare tutti i dati per magari il tipo di problema che devo affrontare. Se ho i dati, che ne so, tipicamente in una mappa bidimensionale, poi devo andare avanti e indietro su questa mappa per fare dei calcoli, devo prima leggere tutti i dati prima di poter fare l'elaborazione. In altri casi, invece, potrebbe non essere necessario conoscere tutti i dati contemporaneamente e quindi riesco a lavorare una riga per volta. Il vantaggio di lavorare una riga per volta è un vantaggio anche dal punto di vista del programma, se vogliamo, dell'occupazione di risorse del programma, che è un problema che noi non ci stiamo ponendo in questo corso, ma in generale è chiaro che se il file ha 20, 50, 2000 righe, chi se frega. Se il file cominciasse ad avere 100 milioni di righe, è il fatto stesso di leggerlo, oltre al fatto che ci impiega un po' di tempo, ma occupa una quantità di memoria nel calcolatore, nel programma, che è pari alla dimensione dello stesso del file. E quindi questo potrebbe, diciamo così, creare magari qualche problema in fase di esecuzione al programma, perché va a mangiarsi buona parte della memoria disponibile sul computer. Mentre invece leggendo una riga per volta, ovviamente la memoria, il file se ne sta tranquillo su disco, dove c'è tutta la capienza che ci serve, ma in memoria andrà solamente una riga per volta. Questo, se vogliamo, storicamente è uno dei motivi per cui si cerca di elaborare i file un po' per volta, proprio perché così non mettiamo limiti alla dimensione massima dei file che riusciamo ad elaborare. È vero che man mano che, diciamo così, la tecnologia evolve, la quantità di memoria disponibile tende ad essere sempre più grande, è un problema che si sente via via sempre di meno. Okay? Però questa è la prima scelta. Cioè, scelgo la seconda opzione, memorizzo tutti i dati e poi li elaboro, alla fine la lettura del file corrisponde a un'istruzione sola, faccio un read lines e una lista. E poi a quel punto il problema si trasforma in un problema di elaborazione di liste.
ho dei file che devo leggere e scrivere, so quali sono, so dove sono, quindi è sempre bello chiarire, soprattutto quando uno legge un esercizio deve capire se il file, il nome del file che devo elaborare è un nome fisso, oppure magari deve inserire l'utente, la tastiera, oppure quel nome è scritto dentro un altro file o cose di questo genere. E quindi devo capire come fare a ottenere i nomi di file. So che, capisco che devo in questo caso leggere due file e scrivere uno nuovo. Ok, chi mi dice il nome di file da leggere e il nome di file da scrivere? In questo esempio sono fissi. In altri casi potrebbero non essere fissi. Quindi ho capito che ho tre file e i cui nomi in questo esempietto qua sono fissi. Dopodiché capisco come mi conviene iterare sul contenuto del file. Tutto insieme, una riga per volta, un carattere per volta. Allora, quando abbiamo ovviamente file che sono strutturati per righe, la cosa più naturale è quella di iterare per righe, quindi con ciclo for oppure con la readline normalmente. E se i contenuti sono organizzati per linee, poi il lavoro che dobbiamo sempre mettere in conto è quello di dire, una volta che una riga l'ho letta e l'ho letta sotto forma di stringa, devo riuscire poi a isolare, analizzare i contenuti di questa stringa per andare a recuperare i vari pezzettini di informazione. E lì ovviamente ogni file è una storia a sé, dipende dal suo formato, vedremo più tardi oggi un esempio di un formato standard che ci semplifica la vita quando dobbiamo rappresentare informazioni di questo genere qua. E poi l'ultimo punto è, soprattutto se il programma comincia ad essere un pochino più complesso che non le 5 righe che scriviamo in questi primi esempi, ricordarci delle funzioni. Quindi tipicamente una funzione che legge il file, un'altra funzione che lo scrive, l'analisi della stringa la posso fare, della riga, no? La separazione di una riga nei campi, gestione degli spazi, delle virgole, del separatore, della punteggiatura, magari lo posso confinare in una funzione, così le varie tipologie di elaborazioni vengono, diciamo così, più ordinate ciascuna all'interno della propria funzione. Queste sono un po' le domande che mentalmente uno si pone quando affronta un esercizio di questo genere, ovviamente molto. La risposta a molte di queste dipende, no? Dipende dal tipo di esercizio, dipende da quanto è complicato, dipende da quanto algoritmo poi di elaborazione dei dati ci sarà, oppure quanto, diciamo così, dell'esercizio è sull'elaborazione del file vero e proprio. Se penso a alcuni testi d'esame che avevamo dato, che ne so, nell'anno scorso, ce ne sono alcuni in cui magari sull'ora e mezza di tempo ti serve un'ora per riuscire a leggere quel maledetto file perché era in un formato astruso e poi in 3 minuti scrivevi l'algoritmo. Altri esercizi invece in cui lo fai, lo leggevi con istruzione e poi l'algoritmo di elaborazione dei dati invece era un pochino più complicato, no? Quindi dipende poi dai casi, no? Dove devo porre la maggiore attenzione, dove incontro la maggior difficoltà. Come sempre cerchiamo di, no, allenarci sull'uso di vari strumenti, varie soluzioni, in modo che poi sul momento sappiamo usare quello che preferiamo. Ma il primo passo è sempre, quindi, no, per dare una risposta a questo dipende dal problema, il primo passo è capire il problema. Allora, in questo esempio della densità di popolazione, il problema è riassunto qua, o meglio, la soluzione al problema è riassunta qua. Alla fine quello che devo calcolare è un file in cui la densità sia la popolazione diviso la superficie. Ovviamente questo, qui ho una divisione, quindi mi ricordo che la superficie dovrebbe essere diversa da zero. In teoria uno stato con superficie zero non dovrebbe esistere, però un conto è che non esista un dato zero nella realtà, un conto è che nel file che abbiamo per qualche motivo non ci sia uno zero dove non dovrebbe esserci, quindi mettiamo sempre le mani avanti, visto che noi elaboriamo dei dati, ma non è detto che la qualità o la perfezione di questi dati sia totale. Ovviamente per creare questo file d'uscita, io qui sono partito dicendo devo creare questo, questo cosa contiene? Il nome dello stato e la densità la calcolo così. Ovviamente dovrò fare un rapporto tra due valori che sono due valori contenuti in due altri file e che in qualche modo dovrò riuscire a leggere.
In questo esercizio, andando ad analizzare meglio i file sull'area e la popolazione, la proprietà importante è che in entrambi i file le nazioni sono le stesse e sono indicate in ordine alfabetico. Poi, che sia alfabetico non è così importante, ma quello che è importante è che sono elencate nello stesso ordine. Quindi, ad esempio, World Area ha effettivamente 238 linee e World Population ha anche lui 238 linee. E se vado a prendere la linea 77, ho uno stato, e nell'altro file la riga 77, che è qua, ho lo stesso stato. Allora, questa è una caratteristica di questi file d'ingresso, che mi permette di dire che io posso, non ho difficoltà, diciamo così, a correlare il dato di popolazione con il dato di superficie, perché se leggo una riga del primo file e una riga del secondo file, i due dati che sto leggendo si corrispondono. Poi leggerò la seconda riga del primo file, la seconda riga del secondo file, e questi due dati si corrispondono. Sarò sempre fortunato, nel senso che la nazione corrispondente alla riga che leggo dall'uno e dall'altro file sarà sempre la stessa. E allora farò il rapporto tra i dati che ho trovato quasi ignorando la nazione. Cioè, questa operazione di divisione la faccio, ok, prendi un numero dal primo file, prendi un numero dal secondo file e fai questa divisione, perché tanto so già che il numero che prendo dal secondo file è proprio quello giusto, è l'area proprio dello stato di cui ho appena letto la popolazione. Questo rende la parte algoritmica banale, semplicissima. Soffermiamoci un secondo a pensare se così non fosse. Immaginate che i contenuti di questo file, anziché essere in ordine alfabetico di nazione, fossero in ordine crescente di questa cosa, l'area, di superficie. Quindi abbiamo prima gli stati più piccoli e poi via via quelli più grandi. Vabbè. E la stessa cosa succederà magari nella popolazione: abbiamo prima gli stati meno popolosi e poi alla fine gli stati con il numero maggiore di abitanti, e va benissimo. Il problema è che di sicuro l'ordine con cui compariranno gli stati non sarà più lo stesso, perché non è detto che all'aumentare la popolazione, scusate, alla metà della superficie aumenti in proporzione alla popolazione. Proprio per questo ci chiediamo qual è la densità, altrimenti la densità sarebbe costante. Allora a quel punto l'algoritmo dovrebbe cambiare significativamente, perché io leggo la prima riga del file, magari questa, e quindi conosco una popolazione, ma poi devo trovare la superficie corrispondente allo stesso stato, alla stessa nazione, e devo, però non so dove sia nel secondo file. Quindi per ogni volta che leggo un dato devo andare a cercare in tutto il secondo file dove diamine si trova il dato relativo a quella nazione. E quindi no, si complica parecchio, dove a questo punto mi converrebbe probabilmente leggermi tutti i file in una serie di liste e poi andare a confrontare le liste tra di loro, o magari a rimetterle in ordine. Dimmi. Si potrebbe, dici tu, ordinare il file in ordine alfabetico? Sì, ma come? Cioè, nel senso, se comunque sono fatti nello stesso modo, ma hanno devono ordinare in maniera diversa. Tu li riconduci a questo ordine, ok. Per magia? No, vabbè, non ci lo porta. Vabbè, un po' di cose. No. Allora, sicuramente questa è una linea, no? È una direzione che si può andare. Se io sapessi che, dato un certo ordine dei contenuti, mi facilita la vita, nessuno mi impedisce innanzitutto di portare i contenuti in quell'ordine lì.
Quindi magari questo è un file, non lo posso modificare, non lo posso toccare, però me ne creo un altro separato di appoggio che abbia gli stessi dati nell'ordine che piace a me. Come faccio? Beh, lo leggo in una lista di stringhe, faccio sort di questa lista e poi riscrivo questa lista di stringhe in un nuovo file. Quindi si può fare. Oppure mi tengo il file così com'è e faccio delle ricerche ogni volta. Però per ora cominciamo a, a risolverlo nel caso semplice, ok? E quindi, per rispondere un pochino alle varie domande, abbiamo scoperto che ci basta leggere una riga per volta dei due file, perché hanno questo ordine comune. Se non avessero l'ordine comune, non sarebbe possibile risolverlo leggendo una riga per volta, perché leggo la prima riga del primo file e poi non so quale riga leggere il secondo file e quindi lo devo comunque leggere tutto per trovare lo stato che mi serve, oppure lo devo comunque leggere tutto per poter fare un sort, perché non posso fare ordinamento se non ho tutti i dati prima. E quindi in quell'altro caso non avrei potuto adottare un algoritmo di elaborazione riga per riga. Qui posso, è più semplice, lo faccio. I file che devo elaborare sono tre, due in lettura e uno in scrittura. In questo esempio i file, abbiamo detto, sono fissi, il nome del file è già definito nel testo dell'esercizio, cosiddetto hard-coded, fisso dentro, dentro il programma. Normalmente, in altri casi, magari il nome del file lo chiediamo all'utente, cioè su quale file vuoi lavorare, oppure ce lo ricaviamo in altri metodi. E in questo caso semplicemente lavoriamo una riga per volta. Una riga per volta su due file diversi, quindi questo un po' ci complica la vita. Ogni riga, in ogni riga dovremo poi estrarre i dati, un'azione, separare un'azione dei numeri, e poi, vabbè, vediamo se riusciamo a dividere in funzione o no. Quindi, provando a mettere in pratica queste idee, in un progettino che possiamo chiamare densità di popolazione, io decido subito, lo scrivo, che devo lavorare su tre file, li posso mettere come costanti, un file di popolazione, popolazione, scritto giusto, uguale world pop, poi il file con la area, world area, e un file con la densità, che sarà, dunque il testo mi dice di creare un file che si chiama, c'era scritto, world pop density, va bene, pop density.txt. Quindi noi dobbiamo leggere, aprire i primi due file in lettura e il terzo file in scrittura, associandole quindi a tre oggetti file, tre puntatori file distinti. Quindi potrebbe essere il file della popolazione, chiamiamolo un fpop, lo apro in lettura, con l'encoding, corretto, poi avrò un file con l'area, lo apro, file con l'area, anch'esso in lettura, anch'esso con l'encoding corretto, e infine il terzo file, che è quello della densità, apro questo nome file, però stavolta in modalità scrittura, quindi il secondo parametro è una W. E ricordiamoci che alla fine del file, alla fine del programma, dovremo questi tre file chiuderli. Tutti e tre. Soprattutto quello in scrittura, perché a volte finché non chiudo il file i dati non vengono salvati.
f underscore densità, close. Qua in mezzo ci mettiamo il programma. Programma che leggerà una riga dal primo file, una riga dal secondo file e poi le elaborerà. Quindi noi abbiamo imparato perché per leggere le righe dei vari file possiamo scrivere for riga in fpop e mi dà una per una le righe del primo file. Sotto forma di stringhe. Magari chiamiamola riga pop perché a questo punto abbiamo due file. E poi per il secondo file potremmo avere un'altra riga area. Adesso io ho scritto due for. Però non so tanto come metterli insieme. Nel senso che se io scrivessi così, qui ho le righe del primo file. Le leggo, ma non ho quelle del secondo file, quindi non so cosa farci. Qui leggo le righe del secondo file però quando leggo la prima riga del secondo file dovrei sapere che valore c'era nella prima riga del primo file, ma ormai il primo file l'ho già dimenticato, tutte le righe tranne l'ultima in pratica, perché un ciclo for alla fine avrebbe di controllo quando esco dal ciclo contiene solamente, si ricorda solamente l'ultimo dato che ha visto, tutti quelli precedenti sono andati. Non posso, qui sto leggendo tutto il primo file, ma non posso ancora elaborarlo, perché mi mancano i dati del secondo. E quindi, boh, cosa ci faccio? Non lo so. Poi leggo i dati del secondo e anche questi non li posso elaborare perché mi servirebbero i dati del primo che nel frattempo ho dimenticato. Quindi o prendo questi dati e li metto in una lista, che poi andrò a elaborare quando leggo il secondo file, però la nostra idea iniziale non era quella di mettere i dati in una lista, tutto il file, tutte le 238 nazioni, ma era quella di elaborarle una per una. Allora vuol dire che in realtà io devo iterare sul primo file contemporaneamente all'iterazione sul secondo file. Allora, potrei fare una cosa di questo genere? Ho indentato semplicemente, ho rientrato il secondo for dentro il primo. Così sto iterando contemporaneamente sui due file. Non prendete appunti perché è una cagata questa. Un doppio ciclo non mi fa andare, due cicli di dati non mi fanno andare avanti puntatori così, prima, riga 1, riga 1, riga 2, riga 2, riga 3, riga 3, riga 3, riga 4, 4, 4, eccetera. Ma mi fanno andare avanti 1 con 1, 1 con 2, 1 con 3, 1 con 4, 1 con 5, 1 con 6, 1 con 7, 1 con 8. Quindi ricordate, l'indice esterno viaggia lento, l'indice interno va fino in fondo. Poi, quando sono arrivato in fondo al secondo file, il passo alla seconda riga del primo file. Se fossero liste, poi ripartirei dall'inizio della seconda lista. Quindi farei 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5. In realtà queste non sono liste, sono file. Quindi il file, una volta che è letto, non torna indietro. Quindi una volta che ho abbinato la prima riga del primo file con tutte le righe del secondo file, che non serve a niente, nel file, nel ciclo più interno, poi quando torno alla seconda iterazione del ciclo più esterno, cerco di fare la lettura di nuovo del secondo file più interno e non trovo più niente perché il file è già finito. Quindi questo for sta leggendo un file area che ho già esaurito prima. Se volessi leggerlo all'inizio dovrei chiuderlo e riaprirlo. Quindi attenzione, dire che devo iterare su due sequenze non vuol dire che devo iterarci in modo
annidato in questo modo, che questo mi creerebbe, mi cercherebbe di crearmi tutte le combinazioni possibili. Noi invece dobbiamo andare avanti di pari passo, quindi l'iterazione lo faccio solo su uno. No? Non ho bisogno di due cicli annidati. Diciamolo in termini aritmetici, se io ho 238 nazioni e faccio due cicli annidati, avrò 238 per 238 esecuzioni del corpo del ciclo. N quadro. E qui invece l'operazione che devo fare è semplicemente una scansione lineare. 238 dati, non il quadrato. Quindi attenzione a non confondere perché ho due liste o perché due file devo fare due cicli annidati. No. E allora come faccio? Allora non posso il secondo for farlo dopo, non posso farlo prima, non posso farlo e basta. Cioè non è questo, non è col costrutto for che riusciamo a risolvere questo problemino qua. Facciamo un passo indietro, proviamo a fare in codice ciò che ci siamo detti a parole. Leggo una riga per volta. No? Io posso dire, va bene, leggiamo la prima riga dal primo file, e leggiamo la prima riga del secondo file, con una poveretta semplice readline. E poi itero e lo ripeto tante volte finché non trovo la fine del file. La fine del file la troverò finché le due righe che ho scritto non sono la stringa vuota. Quindi vai riga pop diverso da stringa vuota and riga area diverso da stringa vuota. Allora in questo caso farò l'elaborazione e poi leggo la riga successiva, quindi ripeto queste due letture per il giro successivo. Allora in questo caso vedete che ciclo, di ciclo ne ho uno solo e in ogni ciclo avanzo in parallelo i due cursori, mi viene da dire indici ma queste non sono liste, i due cursori delle righe dei due file. E quindi io qua, per capire cosa sta succedendo, potrei fare print riga popolazione, print riga area, e se eseguo questo programma, UFT8 non esiste, è UTF, dove è scritto qua, UTF. Segue questo programma, a parte tutte le righe vuote in più perché ci sono sti barra n che vengono letti dal file, che vengono stampati dalla print, mi stampa la prima riga della popolazione dell'Afghanistan e la seconda riga è l'area dell'Afghanistan, poi la popolazione e l'area di questa cosa qui che non so cosa sia, area e popolazione dell'Albania, area e popolazione dell'Algeria e così via. Adesso questi dati qua io li vedo, però non sono ancora facili da elaborare perché sono ancora dentro un'unica stringa. Adesso questa stringa la devo separare. Però sono riuscito ad avere in un unico punto del programma i due dati relativi alla stessa nazione. Questa condizione che ho messo nel while cosa dice? Dice ti fermi quando uno dei due file finisce. Questo or, questo and mi dice che io voglio, posso andare avanti se ho un dato che proviene dal primo file e un dato che proviene dal secondo file. Se per caso, in questo caso i due file hanno lo stesso numero di righe, quindi quelle due stringhe diventeranno vuote contemporaneamente, cioè alla stessa iterazione. Ma se per caso un file finisse prima dell'altro, io voglio comunque fermarmi. Allora ci ho messo un end per dire, devo avere i dati da entrambi,
altrimenti se un file è più corto dell'altro mi fermo comunque quando finisce quello più corto. Potrei metterci un OR e allora in quel caso andrei avanti fino al file più lungo, sapendo che l'altro dei due file continuerà a darmi una stringa vuota ad ogni iterazione successiva, ma magari arriverai alla fine del primo file. Dipende ovviamente da cosa ci devo fare. In questo caso, se vogliamo, una cautela in più, perché so che i file hanno la stessa lunghezza, quindi non c'è grossa differenza. Basterebbe anche solo controllare la prima delle due, ma mi costa poco essere sicuro di avere i due dati prima di usarli. Quindi prima di generare il file di uscita cosa posso fare? Posso calcolare, per calcolare la mia densità devo avere la popolazione e l'area. Quindi potrei pensare di costruirmi una piccola funzioncina che separa, fatemelo scrivere prima la chiamata alla funzione, nazione popolazione uguale separa riga pop. Cioè mi faccio una funzioncina chiamata separa che legge, che riceve una stringa che corrisponde alla riga intera e me la separa in due campi, in due valori distinti, la nazione che sarà una stringa e la popolazione che sarà un numero intero. E poi la stessa cosa posso fare sotto nazione area uguale separa riga dell'area. Mi viene bene fare una funzione perché il formato delle due linee è lo stesso, il significato dei dati è solo diverso. Se voglio essere pignolo e controllare tutto, potrei chiamare nazione 1 e nazione 2, due variabili diverse, e poi controllare che effettivamente coincida nazione 1 con nazione 2 per verificare che il file non siano fuori sync. E allora se nazione 1 è veramente uguale a nazione 2, allora potrei stampare di fatto quello che è, mettiamo una print così di brutto, oppure posso calcolare la densità uguale popolazione diviso area. E dirti, bah, stampiamo nazione 1, densità. Una cosa del genere, no? Altrimenti, errore grave, c'è qualcosa che non va, se questo qua non funziona, quindi else, exit, file non sincronizzati. Ok? Allora, questa funzione separa. Cosa fa? La definiamo sopra, adesso lui me l'ha scritta qui, ma a me non piace messa qui, la voglio all'inizio, che riceve appunto una riga, non riga area, ma una riga in generale, e la deve separare in due parti. Quindi cosa dobbiamo fare? Dobbiamo prendere questa riga, togliere il terminatore di linea, che sappiamo esserci, e poi fare uno split sugli spazi o su, come dicevamo la volta scorsa, uno split sul carattere tab, se ci fidiamo sul fatto che esista, oppure uno split sugli spazi tenendo da un lato l'ultimo dato che diventa intero e dall'altro il resto della stringa. Quindi in pratica io sto facendo, tolgo il terminatore di riga, una volta che l'ho tolto posso andare a dividere i due campi dicevamo con R split da destra sullo spazio, vabbè, semplicemente devo dire no, max number max, occaro, max split uguale 1. Lo split senza la stringa non gli sto dicendo qual è il carattere su cui splittare, lui splitta sui caratteri trasparenti, spazi tab, e anche new line, ma io il new line l'ho tolto, altrimenti avrei un elemento in più,
nello split che non mi dà fastidio. Partendo da destra, massimo 1, quindi mi darà una lista che contiene due elementi, massimo due elementi, il secondo sarà il valore numerico e il primo sarà il nome, tutto ciò che sta a sinistra, che sarà il nome dello stato, che può contenere anche eventuali spazi. E questo è quello che avevamo visto insieme la volta scorsa. E quindi la nazione non è altro che campi di 0, il primo campo di questo split, e il valore, che può essere popolazione, può essere area, dipende dalla stringa che ho ricevuto, sarà int di campi di 1. Lo devo convertire in intero. E alla fine quindi potrò restituire al chiamante questa coppia di valori, questa tupla nazione-valore. Allora, se questa cosa qua funziona, dovrebbe stamparmi alcune cose. Ad esempio, Afghanistan 50, Akrotiri 127, Albania 125, Algeria 14. Che numeri sono? Prendiamo Afghanistan 50, ha preso la popolazione dell'Afghanistan che era... cos'è? 32 milioni, la superficie dell'Afghanistan che erano 600.000 e 32 milioni diviso 600.000 effettivamente fa 50. E così via, è andato avanti su tutti i dati successivi. Poi mi ha stampato, poi anzi prima, un errore division by zero. Adesso non facciamoci fregare, questo errore qui me l'ha stampato prima di stampare Afghanistan, ma non vuol dire che sia avvenuto prima. L'output del programma e i messaggi d'errore viaggiano su due strade diverse. Quindi quando io ho un programma che stampa tante cose, il messaggio d'errore potrebbe arrivare prima, arrivare dopo, sulla console, dico come visualizzazione. Quindi... sarebbe abbastanza strano che un programma qua da errore si blocca e poi fa delle cose dopo. No, queste cose in realtà le ha fatte prima. Questo errore è stato stampato prima, ma è avvenuto dopo aver elaborato Haiti. E cosa succede dopo Haiti? Potremmo andare ad Haiti a controllare, effettivamente. Ma invece lo controlliamo solo sul file. Ah, c'è... la città del Vaticano, che in questo file è indicata con superficie pari a 0, ma probabilmente perché i valori di superficie sono indicati come numeri interi, in chilometri quadrati, quella non arriva al chilometro quadrato, quindi l'hanno riportata come 0. E ovviamente quando lui prova a fare la divisione si schianta. Allora dovremmo gestirlo come caso particolare. Dunque, come caso particolare qui sotto, quindi il problema me lo dà qui, non la funzione di separazione. E quindi se le nazioni sono uguali va bene, questo errore qua non l'abbiamo mai visto, per cui stiamo andando avanti effettivamente leggendo il file in modo sincronizzato. Qui dovrò, come gestisco il fatto per cui uno stato può avere l'area uguale a 0. Non lo so perché non c'è scritto nel testo. Le due cose che mi vengono in mente potrebbero essere o di saltare la riga, cioè se hai l'area uguale a 0 non ti stampo la densità perché non è definita, oppure stampo comunque quella riga ma al posto di un dato ci metto... un valore sentinella che mi faccia capire che quel valore non è definito. Quindi un'idea potrebbe essere se area è diversa da 0, allora va bene questo. Due punti.
altrimenti posso stampare nazione 1, virgola, non definito. Ad esempio. O non stampo niente, quindi salto la riga, che ha il difetto che poi l'output ha, ha delle righe in meno rispetto all'input e quindi non potrò più fare, se dovessi fare delle elaborazioni successive, questo ragionamento per cui le righe vanno sempre di pari passo. Allora, per non avere un file che non ha 238 dati ma ne ha di meno, stampo comunque dei dati dicendo guarda, questo valore non è definito, ad esempio. Vediamo cosa succede. Questa volta faccio run. Oh, qui sto stampando ancora su video, non sto ancora stampando su file. Però il nostro Città del Vaticano, HI, anziché avere un bel numerino a fianco, ha il nostro messaggio non definito. O che renderà felicissimi coloro che dovranno poi lavorare su questo file qui. Felicissimi non troppo, perché ad esempio questa funzione, dove si chiama, separa, se dovesse mai leggere questo file per fare elaborazioni successive, qui muore. Perché cerca di fare un int o un float, che in questo caso sono numeri reali, e non ci riesce, perché ovviamente ci ho messo una stringa. E qui non è un problema che si possa risolvere in modo perfetto. Quel dato non c'è. Quindi devo estendere concettualmente il formato del file di output, dicendo la seconda colonna può contenere un numero, oppure un valore che indica l'assenza di un dato. Potrebbe essere un campo vuoto, potrebbe essere una stringa ND, potrebbe essere un asterisco, potrebbe essere qualche cosa che però quando dovrò leggere ed elaborare quel file dovrà essere trattato come caso particolare, per forza. Oppure non ti metto la riga. Allora se non ti metto la riga, però automaticamente i file potrebbero essere, cioè per elaborare i file non potrò usare questa tecnica qui, perché nazione 1 uguale a nazione 2, ad un certo punto in avanti sono sfalsati e non li troverà più uguali. Quindi dovrò usare un metodo diverso di leggere il file in cui i readline non li faccio più sempre in parallelo. Ma a volte devo andare avanti in un file perché dall'altro manca il dato. Non ce lo chiedono, sono tutti ragionamenti del tipo se poi, no? Se poi dovessi lavorare con quel file, qual è la scelta migliore che posso fare oggi che lo sto creando? Purtroppo non c'è una scelta migliore. C'è una scelta peggiore, tuttavia, che è quella di metterci 0, o 1000, o meno 1. Metterci un valore numerico, meno 1 forse possiamo ancora contrattarlo, ma 0 o 1000, un valore numerico arbitrario per indicare qui non c'è la densità definita e poi ci scrivo 0, sarebbe un'ambiguità grande come una casa, perché lo confonderei con stati in cui invece la densità è 0, ma non perché l'area è 0, ma perché la popolazione è 0. No? Polo Sud, non so se qua ci sia, ma la popolazione rispetto alla superficie sicuramente molto bassa. E però se ci metto 0 per indicare il dato non è valido, lo confondo con 0 per indicare la densità pari a 0. Quindi possiamo fare tante scelte possibili, nessuna sarà perfetta, ma facciamo in modo che nessuna delle scelte che facciamo possa essere confusa, si possa mai confondere con un dato reale. Poi, in questo caso il testo non ci diceva niente, quindi va bene una qualunque scelta. Quindi stampiamo questo messaggio, oppure addirittura non stampiamo niente, quindi togliamo questo else. Se il dato si può fare lo stampo, se no salto la riga, cioè non la faccio. L'altra cosa da non fare, direi, sarebbe una cosa di questo genere. Cioè stampo il nome senza un dato a fianco. Questo sarebbe di nuovo antipatico, perché mi va a rompere l'idea che l'ultimo campo di ogni riga è il valore.
e tra l'altro lo faccio proprio su una riga che era questa qua della Santa Sede, che ha più campi separati da spazio. Quindi quando poi dovessi andare a leggere, immaginate che non ci sia questo campo qua. La riga contiene solamente questo, e quindi ci sarebbe un'ambiguità sul fatto che l'ultimo campo dallo split mi darebbe questo city chiuso a tonda. Mentre invece se quello stato che ha un'area uguale a zero non avesse spazi nel nome, non ci sarebbe secondo campo. La split non mi darebbe due campi, ma mi darebbe uno solo. Quindi andiamo a creare ancora più problemi. Se il file ha un numero fisso di campi per riga, che sia fisso, almeno quello. Poi sul valore del campo possiamo giocarci. Sulla presenza di una riga possiamo tollerarlo, ma non sul fatto che una riga abbia tre campi e l'altra ne abbia due. Quindi questa è ancora una scelta possibile. Ci manca ancora un passaggio, perché questo l'abbiamo scritto su console, dobbiamo scriverlo su file. E quindi anziché una print, la cosa più semplice potrebbe dire, ok, stampami sul file F densità. E anche l'altro, stampamelo sul file F densità. O faccio F densità.write della stringa, oppure va bene la print con l'argomento opzionale file uguale. Magari metto anche a posto questi numeri in modo che non saltino fuori con troppe cifre decimali, quindi questa potrebbe essere, l'ho formato un fstring in cui ho la densità, fin qua, se lo scrivo così fin qua non ho ancora fatto nulla, anziché stampare un float stampo un fstring che è formato un float. Ma poi gli dico che questo lo voglio su due cifre decimali, quindi due punti, punto 2F. Mi sembra che faccia questo. Faccio run, ovviamente non vedo più nulla perché ho scritto sul file, che contiene effettivamente dei dati con due cifre decimali e al nostro caro Santa Sede c'è questo ND che tra l'altro sto continuando a fare cerca, ma è l'unico dato in cui questo capita. Ok? Alla fine non ci sono molte righe, no, di codice. Ecco, vi avevo accennato prima, questo era un file di un formato molto semplice, un dato e un numero, cioè una stringa e un numero, ma ci ha già creato qualche piccolo grattacapo proprio anche per capire questo numero se c'è, se manca, cosa devo fare, eccetera, eccetera. No? Quindi immaginiamo dei dati un pochino più complessi, conviene avere magari delle linee guida su come strutturarli e poi sperare che chi ci dà un file da elaborare ce lo dia in un formato, diciamo così, standard. E in particolare c'è un formato che si usa molto per rappresentare dei dati in formato di testo, che è il cosiddetto formato CSV. CSV sta per comma separated values, cioè valori separati da virgola, dove semplicemente ci si mette d'accordo dicendo: senti caro, i dati non me li separi con uno spazio, ma me li separi con la virgola. Quindi ogni riga avrà un certo numero di campi, che è sempre lo stesso, separate da un separatore che sarà sempre lo stesso, che sarà proprio il carattere di virgola. Fin qui non cambierebbe nulla rispetto a ciò che già sappiamo fare. Nel senso che leggo una riga readline e quando faccio la split la farò uno split sulla virgola.
in modo da avere le singole sottostringhe corrispondenti ai singoli campetti, poi alcuni campi saranno di tipo string, altri saranno di tipo numero, e quindi ci faccio un int o ci faccio un float sopra per avere il dato. Però, nulla di particolare. Nulla di particolare finché non arrivano i casi strani, no? Ad esempio, cosa capiterebbe se dentro il nome, questi sono nomi di film, se dentro il titolo del film ci fosse una virgola che faccia proprio parte del titolo? Allora, devo trovare una soluzione, visto che sto cercando un formato standard, per gestire anche questo caso. L'altro dubbio è, cosa succede, no? Ad esempio qua, story, virgola, 1951, virgola, eccetera. Non ci sono spazi tra la virgola e i campi. E va bene. Se ci fossero degli spazi, se io avessi scritto, come scriverei normalmente quando scrivo un testo, detective story, virgola, spazio, 1951, virgola, spazio, anche per renderlo più leggibile, quello spazio fa parte del dato o fa parte della virgola, per capirci? Fa parte del separatore o fa parte del dato? Tra l'altro la cosa è anche più ambigua, perché se questo è un numero, metterci uno spazio davanti non cambia il valore del numero, ma se questa è una stringa, metterci uno spazio davanti cambia la stringa. Allora, ci sono, diciamo così, a prima vista è ottimo questo, no? È semplice, ma come sempre quando arriva il diavolo e ci mette i dettagli, ci sono una serie di piccole cose da definire. Allora, chi ha definito il formato CSV ha pensato ovviamente a tutte queste piccole cose e dice, guarda, i vari campi, oltre che separarli con una virgola, li delimito con delle virgolette. Così è ben chiaro dove comincia e dove finisce ciascun campo, e ciò che è al di fuori delle virgolette sarà un separatore, purché ci sia la virgola in mezzo. E quindi anche se il nome di un film contenesse una virgola, non c'è problema a riconoscerla, perché questa virgola sarà dentro i doppi apici. Ovviamente c'è poi il problema di cosa succede quando il nome di un film contiene i doppi apici, perché non siamo mai contenti. Tanti piccoli casi particolari, no? Allora, tra l'altro, un formato di questo genere è più robusto, nel senso che mi permette di tenere traccia, di gestire casi in cui ci siano degli spazi in più di separazione e distinguere tra spazi di separazione e spazi che fanno parte del nome, perché se lo spazio lo metto dentro le virgolette lo devo contare. Mi permette di gestire nomi che contengono le virgole, quindi è più robusto, perché permette di gestire in modo più corretto una serie di casistiche più ampia, ma è più complicato da elaborare. Perché su una cosa di questo genere non mi basta fare split, perché se dovrei fare split sulla virgola, purché questa virgola non sia dentro le virgolette, perché le virgole che sono dentro gli apici non contano. Quindi ci complica un pochino il lavoro, no? Giustamente. Allora, per fortuna esiste nella libreria standard di Python una libreria apposta per gestire file in questo formato, CSV, che è in grado di conoscere, capire e gestire tutti i vari casi particolari. Quindi il campo che contiene la virgola, le virgolette che contengono altre virgolette, eccetera, eccetera, purché sia formattato secondo lo standard. Ok? Quindi, nel caso semplice io potrei dire, ma no, ma un file di questo genere, io mi faccio lo split, poi faccio un po' di strip per buttare via questi spazi, poi faccio degli altri strip per buttare via le virgolette e ho dei campi. E tutto funziona se i campi hanno tutte le virgolette, non le hanno all'interno, non ci sono virgole all'interno, altrimenti non funziona. Se invece usiamo il modulo CSV, è in grado di riconoscere anche questi casi. Il modulo CSV definisce due funzioni, definisce un po' di cose, ma quelle che interessano a noi sono due funzioni che si chiamano reader e writer, che sono funzioni che sono in grado di, in qualche modo, trasformare un oggetto file
che per sua natura l'oggetto file mi dà stringhe, in un oggetto che mi dà liste. Il reader, ogni volta che leggo, mentre un file, ogni volta che leggo un dato, immaginate un ciclo for, mi dà una stringa nuova che corrisponde a una riga successiva. Un reader, un CSV reader, ogni volta che leggo il dato, il prossimo dato, mi dà una lista che contiene i campi della riga successiva. Quindi lui si legge la riga, fa tutto il lavoro di analisi, dei separatori, delle virgolette, dei delimitatori, e mi dà già la lista con i vari campi, lista di stringhe ovviamente, non può sapere se i campi sono interi, float o altro, mi dà stringhe perché quello funziona sempre. Quindi il lavoro di analisi della stringa, corrispondente a ogni riga, la fa già lui. E come si comporta? Beh, io qua ho un file aperto in lettura, quindi un oggetto di tipo file, chiamo la funzione CSV reader, csv.reader, funzione reader della libreria CSV, e mi restituisce un altro oggetto che è la versione furba, più furba, del file. Più furba nel senso che fa un passo in più, non solo legge ma anche analizza la riga. Ma poi alla fine si comporta anche lui come un contenitore, come un file genera un contenitore di righe, un oggetto reader è un contenitore di record, ciascuno dei quali è una lista. E quindi io posso iterare ad esempio con un ciclo for su questo oggetto reader e ogni volta ad ogni iterazione mi darà una lista con tanti elementi quanti sono i campi di quella riga e i cui valori siano le stringhe già state isolate, ripulite, eccetera, eccetera, pronte all'uso quasi. E l'oggetto reader può essere abbastanza personalizzato. Ad esempio specificando CSV, la C di CSV sta per comma, sta per separatore e una virgola. Peccato che in Italia non funzioni tanto bene usare la virgola come separatore se ci devo memorizzare dei numeri decimali, dei numeri frazionari. Perché purtroppo, perché da noi i numeri decimali si scrivono con la virgola. Allora, o uno usa la notazione americana, internazionale, di rappresentare comunque i numeri col punto decimale, ma se hai dei dati che hai trovato in giro, tipo se li esporti da Excel, Excel ti sputa fuori la virgola, come separatore di numero, tra le unità e i decimi. E quindi non posso usare la virgola sia per separare i numeri, sia per separare i campi. Allora è abbastanza comune da noi usare come separatore di campi non la virgola ma il punto e virgola. Se voi scrivete qualcosa qualsiasi in Excel mettiamo dei numeri 1, 2 3,5, 5,8, che ne so. Beh, se lo salvate come file Excel, non c'è speranza di riuscire a leggerlo. Però da Excel riuscite a salvarlo. Vediamo qua, poi bisogna sempre navigare sulle cartelle. Dunque io il progetto ce l'ho qua. Formatica 2022, settimana 10, ecco, sono arrivato. Anziché salvarlo in formato Excel, lo posso formare in formato, tra i vari formati, in formato CSV. E poi vedete che di CSV ce ne sono varie varianti che poi a fine variano in funzione dell'encoding che si usa. Quindi se io posso chiamare numeri.csv, lui mi dice, ma guarda che se tu lo salvi in CSV perdi la formattazione. Certo, perché quello che ottengo sarà un file di testo puro con solamente i numeri. Mi perdo i fonti, i caratteri, i colori, l'allineamento, ma questo lo so.
e mi è comparso questo file numeri.csv, l'ho messo nel progetto, che è fatto così. Questo è il file che abbiamo appena salvato da Excel. 1, punto e virgola 2, 3,5, punto e virgola 5,8. Che usa le convenzioni italiane per cui i numeri decimali sono separati da 3,5 da una virgola. E i campi sono separati dal punto e virgola. Allora, il punto e virgola come separatore si può gestire facilmente perché basta dire alla funzione reader di crearmi un lettore che legga il file d'ingresso usando il punto e virgola come delimitatore dei vari campi. E quindi lui farà il suo split che deve fare sul punto e virgola. Un pochino più complicato poi sarà per noi gestire questo. Perché 3,5, se provo a fare in Python int di 3,5, non funziona. Perché dice che quella virgola lì non fa parte della... Scusate, int, float. Chiaramente un float non è un int. Se provessi a fare float di 3,5, proviamoci, vediamo cosa mi dice. 3,5 mi dice, perché me l'ha scritto qua sopra, che non può convertire la stringa in float. Non è che spieghi molto, ma non si può e basta. Perché in realtà il modo giusto sarebbe col punto. Però questo ovviamente non è un problema che la libreria CSV ci può risolvere. Se i numeri floating point sono scritti con una rappresentazione che non è quella informatica, e dovremmo essere noi che prima di farci un float gli faremo un bel replace per convertire le virgole in punti. Ok, quindi l'elaborazione del singolo campo sta comunque a noi, ma l'elaborazione della riga e la sua separazione in vari campi può essere automatizzata grazie a questo. Esiste anche un'altra opzione, ma la prenderemo meglio quando vedremo il prossimo capitolo, quando faremo i dizionari, perché in alcuni file CSV la prima riga contiene le intestazioni delle colonne. E quindi la libreria CSV è in grado di capire che la prima colonna è, che ne so, la matricola, la seconda è il cognome, la terza è il nome, la quarta è la data di nascita e così via, perché può estrarre il valore del campo che è scritto lì. Adesso noi non sappiamo dove metterci questi valori dei campi, quindi li salteremo. Questo parametro field name serve per specificare, per permettermi di specificare io quali sono i nomi dei campi che voglio usare e non usare quelli che sono scritti dentro il file. Però per ora, che conosciamo solamente le liste, in realtà è un'informazione che non ci serve. Quindi proviamo a prendere, io vi ho mandato prima della lezione un filettino su Telegram non mandatemi roba adesso che di nuovo è qua, lo salviamo nel progetto, questo file che ho scaricato dall'Istat o qualcosa di questo genere. Così vediamo se riusciamo a farci qualcosa. Questo file è fatto così. Elenco di tutti i comuni italiani. Quindi è un file che, diciamo così, è rilasciato qua in Italia e vediamo subito che i vari campi sono separati da un punto e virgola. Il fatto che questi numeri, queste parole qua siano colorate in modo diverso, ovviamente non è una proprietà del file, ma è PyCharm che è un modulo CSV opzionale. Probabilmente quando aprite un file CSV vi chiede: vuoi installare il plugin per vedere il file CSV? E te li fa vedere colorati per aiutarti a riconoscere le cose.
è un file di tutto rispetto, perché poverino, lui ha 7900 righe, di quasi 8000 comuni italiani, e di ciascun comune sono riportate una serie di informazioni. E infatti, quando vi dicevo, la prima riga può contenere dell'intestazione dei campi, così è, la prima riga non ci sono dei dati, ma c'è in qualche modo la leggenda dei dati. La prima è il codice della regione, il secondo è una cosa strana, codice dell'unità territoriale sovracomunale valida ai fini statistici, poi c'è un codice della provincia, storico, progressivo del comune, codice del comune formato alfanumerico, qui ci hanno messo anche un errore, non l'ho messa io con la Z, c'era già, denominazione italiana e straniera, denominazione in italiano, denominazione in altra lingua, vabbè, ci sono tutti i codici. Di fatto questi qua dell'Istat avevano un database che conteneva questi dati, alcuni dei quali capiscono solo loro a cosa possono servire, e l'hanno sbattuto in questo file. E l'hanno esportato, ce lo danno liberamente scaricabile, liberamente consultabile. Vedete che ad esempio anche nella riga di intestazione c'è di tutto, nel senso che ci sono nei nomi dei campi degli spazi, degli slash, delle lettere accentate, e ovviamente dove ci sono, ad esempio qua c'è un apostrofo, chi ha esportato questo file ha detto guarda, questo qua è un carattere che potrebbe essere confuso con un delimitatore, e quindi mettiamoci delle virgolette attorno a tutto il campo. Quindi questa anche qui è una scelta. Le virgolette doppie le metto sempre in tutti i campi o le metto solo dove potrebbe esserci confusione? Purtroppo il formato CSV non è un formato di legge, è un po' più che altro una linea guida, e poi ciascuno no, lo crea come preferisce. No? Anche qui ha messo le virgolette doppie perché qua in mezzo c'era questo apostrofo. E poi ci sono i vari dati. Molti sono codici che a noi non dicono praticamente nulla e sono riportati a occhio e croce in ordine alfabetico per nome del comune, che è questa colonna qua, o quella dopo, perché sembrano uguali, ma una, che è quella in verde scuro, è la denominazione italiana straniera, e quella in arancio invece è la denominazione in italiano. Ce ne saranno alcuni che differiscono, immagino quelli della provincia di Bolzano o cose di questo genere. Allora, riusciamo a elaborare un file di questo genere? Che ha un certo numero di colonne e 7800 righe? Certo che riusciamo. Lo possiamo provare a fare sia, diciamo così, manualmente, sia usando la libreria CSV. Ah no, ho sbagliato, perché non sono in ordine alfabetico. Perché sono in ordine alfabetico, ma raggruppati per regione, direi. Sì, perché c'erano tutti quelli del Piemonte, poi tutti quelli della Lombardia, adesso sono tutti quelli del Trentino. Quindi noi potremmo fare magari un primo programma che mi stampi i nomi di tutti i comuni in ordine veramente alfabetico per comune e non l'ordine che hanno in questo file. Ordina comuni. Allora, leggere un file di questo genere cosa significa? Significa file comuni uguale elenco comuni italiani.csv, apro questo file, in modalità lettura, vediamo solo se l'encoding è quello giusto, sì, UTF-8, ok, non
f.close. Allora, nel caso semplice noi sappiamo già leggere il file una riga per volta. La prima riga è l'intestazione uguale, potrebbe essere un f.readline, sono i campi di intestazione. Le altre righe contengono i dati. For riga in f, questi sono i dati. E quindi i dati, i campi di quella riga possono essere ottenuti ad esempio facendo riga.rstrip del barra n.split sul carattere punto e virgola. Proviamo a vedere qua cosa salta fuori. Io ho fatto una readline davanti a tutto perché la prima riga non mi serve. Quindi devo partire dalla seconda riga, ma un file non posso decidere io da che riga partire a leggere. Il file inizia dall'inizio. Quindi la prima riga la devo leggere e la butto via. Ok, a questo punto la F, il cursore interno al file F si è spostato avanti all'inizio della seconda riga, quindi quando entro in questo ciclo for, lui prenderà a consumare il contenitore F dal punto in cui era arrivato. E mi viene fuori una cosa così. Qui non fa vedere tutto perché non ci sta tutto nella console, quindi lui si ricorda solo gli ultimi caratteri. Ma in generale, sono 7900, quindi. In generale ogni volta che fa una print, questo campi lo vediamo è una lista, quello che arriva dalla split. È una lista che contiene tante stringhe corrispondenti ai vari campi. Non confondiamoci, queste virgolette semplici, virgolette doppie, sono solamente Python che decide di stampare con le virgolette singole di solito, con le virgolette doppie quando si accorge che la stringa dentro ha una virgoletta singola. Quindi non è... la stringa è stata letta comunque correttamente. Infatti nel file non ci sono mai doppi apici, non ci sono mai... almeno mai, non li ho mai visti, ecco. Poi su 8000 righe è sempre difficile essere sicuro. Noi cosa volevamo fare? Estrarre i nomi dei comuni, e io già, finalmente ho visto quale potrebbe essere la differenza tra la colonna verde e la colonna arancio, l'avevo visto prima, dove c'era forse, aspetta, ecco. Alcuni comuni che hanno il doppio nome, italiano barra probabilmente tedesco per la regione nord-est, e probabilmente ci saranno anche italiano-francese per i comuni della Valle d'Aosta e forse alcuni della Valle di Susa, che hanno il doppio nome. Allora, a noi interessa magari il nome italiano e quindi dobbiamo prendere la colonna arancione. Qual è la colonna arancione? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. La settima colonna dovrebbe avere, se non ho sbagliato a contare, l'indice 6. Quindi, dove sono? Ho perso qua. Il nome del comune dovrebbe essere il sesto campo della riga. Quindi magari mi interessa per ora solo quello. E effettivamente c'è. Mi hanno chiesto di stamparli in ordine alfabetico e quindi devo prima di tutto raccoglierli in un'unica lista e poi ordinare la lista e stamparla. Quindi comuni, nomi dei comuni,
uguale a una lista che inizia vuota, e una volta che ho estratto il nome del comune lo appendo. Nome di un comune. A questo punto, vediamo cosa ho fatto, nomi comuni. Dovrebbe essere la lista che a questo punto contiene in 7800 nomi dei comuni nell'ordine in cui erano nel file. E ce ne sono. Per stampare in ordine alfabetico mi basterà fare un sort. Dopo che ho finito di leggere il file e prima di stamparlo. In questo caso vediamo che c'è effettivamente una mescolanza di comuni provenienti da regioni e province diverse messi in ordine alfabetico. Chiaro che non è facile da vedere e da consultare una lista di 8000 elementi, no? Se vogliamo un dettaglio, una comodità, non so se avevo già parlato della funzione pprint, penso di no. Esiste un modulo in Python che si chiama pprint, che sta per pretty print, stampa in modo un pochino più carino, che definisce una funzione appunto che si chiama pprint, che soprattutto quando devo stampare delle strutture dati grandi, liste lunghe, oppure liste di liste, quindi delle matrici, me le stampa in modo più ordinato rispetto alla print normale che va avanti semplicemente. E quindi in questo caso, ad esempio, me lo stampa così. Si accorge che non ci sta tutto su una riga, allora lo stampa su più righe in colonnata. Se fosse una tabella con liste di liste, me la stampa con i dati abbastanza incolonnati. Quindi soprattutto se dovete vedere dei dati un po' grandi o un po' complessi, anziché una print brutale, la pretty print, no, può essere comoda. Ovviamente non è questo il formato che vorrebbe un utente finale, perché non vuole gli apici, le virgole, le virgolette, ma l'utente finale vorrebbe ovviamente l'elenco dei comuni in ordine e quindi semplicemente con un ciclo for dovrei stampare il nome senza niente, senza la punteggiatura intorno. Ok, no, mi stupivo, mi ero per un attimo preoccupato di questa colonna bianca, avevo quasi paura che ci fosse uno spazio dentro, invece no, semplicemente il margine della console non è uno spazio dentro la stringa. Ok? Quindi fin qua abbiamo elaborato questo file CSV che a prima vista si è un pochino intimorito come dimensioni, ma con quello che sapevamo. Apro il file, se ho delle righe che non mi servono le butto via, già che siamo in vena di piccoli suggerimenti, una convenzione che si usa a volte, io qua ho letto una riga e da qualche parte la devo mettere, no? Dovesse una variabile di intestazione di cui in realtà non me ne frega niente. Quella variabile non mi serve. In teoria potrei anche non mettere nulla. Lui chiama la funzione, il metodo readline, e il risultato non lo mette da nessuna parte. Potrei anche farlo. È un po' brutto perché sembra quasi una dimenticanza che chiamo una funzione che restituisce un valore e quel valore non lo mette da nessuna parte. Quindi normalmente lo si mette da qualche parte per rendere chiaro che non mi sono dimenticato di metterlo, è proprio che non mi serve. Allora, la convenzione che si usa a volte è questa. Metterlo in una variabile che si chiama underscore. Che non è un nome speciale né una variabile speciale, è un nome come tutti gli altri. Però per convenzione così dei programmatori
ciò che metto nella variabile underscore ti sto dicendo che non mi interessa. È come fosse una variabile, cioè la potevo chiamare x, la potevo chiamare come volevo, oppure intestazione. Però se ti voglio dire che questo valore non lo userò, per convenzione uso l'underscore. Quindi l'underscore, diciamo così, per abitudine, ci posso scrivere qualcosa dentro, ma non la leggerò mai, non userò mai il valore della variabile underscore. No? Quindi alla fine, a prima vista, quando uno vede queste cose, dice questo qua è impazzito, cosa è successo? C'è una sintassi strana? No, semplicemente è un nome lecito di una variabile, che non userei mai normalmente, perché è invisibile. Quindi di solito si è trovata a questo scopo nella vita, ecco, la variabile underscore. A volte si usa anche quando uno fa delle comprehension, dove poi la variabile che itera non gli serve, oppure c'è anche un ciclo for. Stampa 10 asterischi, for i in range 10, print asterisco. Dentro il corpo del ciclo quella i non la uso. Allora anche qua a volte si scrive for underscore in range 10 per dire ok, mi serve per iterare 10 volte, ma poi quella variabile specifica non mi serve. Ma solo perché eravamo in chiusura di lezione che questo piccolo dettaglio può così far folklore. Alla fine, diciamo, nell'inizio dell'ora successiva voglio solo un attimo modificare questo programmino per vedere come verrebbe fuori usando la libreria CSV e, spoiler, vedremo che questa cosa qua non ci serve più. Ci vediamo tra un quarto d'ora.